Anche un cane ha bisogno di compagnia. Cristo. Anche un cane ha bisogno di compagnia. Cristo. Sono Anna Maria Sono Anna Cassandra, Maria Cassandra, nata il 28 nata il aprile 28 aprile del del 1922, 1922, morta nel morta 1985, 1985. Nubile, Nubile, cattolica cattolica praticante, praticante, casalinga. Sì, sono Anna Maria Cassandra, nata il 28 aprile del 1922, morta nel 1985. Nubile, cattolica praticante. Casalinga. Ho conosciuto Antonia da piccola. No, non eravamo proprio amiche. Sì, modesta ed umile, lo sanno tutti. Quel giorno era venuta a casa mia a prendere il latte, come faceva sempre. Voleva mia sorella per andare a legna, ma mamma non ha voluto. Più tardi l'ho incontrata e lei mi ha detto: "Perché non vieni tu?" E io le dico: "Andiamo a chiederlo a mamma." E siamo andate. Sì, li abbiamo incontrati. Giovanni Ignazio Caggio, Sufizio Tezio Tangalao, come lo chiamavano in paese. L'altro era Pietro Tandetu, che poi l'hanno ammazzato. Si era fatto bandito, però allora era piccolo. Gli siamo passate davanti. No, non ci hanno salutato. Solo che lui ci ha guardato in quel modo, con quegli occhi, quelle orecchie a sventola e quel modo che aveva di buttare avanti la faccia, dato che lui era anche un pochettino gobbo, oltre che zoppo. Sì, ci ha messo una certa paura. No, saranno state le 9:30. Lei era giù e io su, a una certa distanza, ma ci potevamo vedere. Poi è successo che io mi sono dovuta allontanare perché lì vicino c'era un bel mucchio di legna, di quella buona. E proprio allora ho sentito il grido. Sono corsa spaventata alla siepe e subito ho visto quella giacca di velluto di prima e quel berretto che gli spallonzolava sulla testa, che mi sembrava proprio una cavalletta. E l'ho visto con questi miei occhi che lui, sì, era proprio lui e cercava di cavalcarla come fanno gli animali. Voleva buttarla a terra quando lei gli ha dato un bel colpo alla mano, anche uno strattone forte, che l'aveva fatto quasi cadere. Zoppo com'era, invece. Invece non è caduto. Non è caduto e si è messo ad inseguirla, saltellando, allungando le braccia per prenderla, quando lei ha dato un forte urlo chiamando me e a zia Ostino. Chiesa di Santa Anna di Dio. Dopo siamo andati tutti ai carabinieri. Il parroco ha fatto suonare le campane per far venire la gente a pregare.
E dopo mezzogiorno, che era già troppo tardi, gli uomini sono partiti, chi a piedi, chi a cavallo, per andare nel bosco a cercare la povera Antonia. Invece essa sarà già morta, morta e spenta come un giglio pestato che non vede più luce e si sporca di terra, perdendo ogni colore. Sono Mesina Candida Settima. Mesina Candida Settima. Del fuoco Agostino. Agostino. Nata ad Orgoso. Nata ad Orgoso. Il 3/10/1929. Morta nel 1977. Coniugata. Casalinga. Sì, sono Mesina Candida Settima. Del fuoco Agostino. Nata ad Orgoso. Il 3/10/1929. Morta nel 1977, coniugata, casalinga. Sì, sua sorella minore. Eravamo 10 figli, ma siamo rimasti in 5. Lei assisteva la mamma malata e i bambini. Sì, certo che dormiva per terra. No, non eravamo ricchi, ma nemmeno poveri. Lei dormiva per terra per stare vicino alla mamma, e anche perché così era subito pronta a portare aiuto a lei e ai fratellini. Sì, era ben voluta da tutto il paese. Spesso il sabato, nella bella stagione, si lavava con tutte le altre ragazze del vicinato. Uccisa la donna nelle campagne di Lollove, ho sentito che diceva: mamma, hanno ucciso una donna, ma meglio morta e fatta a pezzi che cedere al male. Lei così ha fatto. C'era il pane d'orzo che era stato già impastato, ma prima andò a messa, poi a cercare qualche compagna per andare nel bosco. Sì, a Ovaduttai, perché lì c'era molta legna, e anche perché Antonia diceva che il bosco aveva una casa e che nella sua casa c'erano tante erbe di tutti i colori e fiori. No, io non ho mai visto quella casa, ma doveva essere lì, dove lei è morta. Sì, quella radura circondata di alberi alti. Dice che ogni notte spuntavano fiori e germogli e alberi sempre nuovi, perché ogni giorno la casa nel bosco aveva un colore diverso. Dice che erano i figli del bosco. Sì, come una famiglia, che nascono prima uno e poi l'altro. Così nasce anche un bosco, e subito si fa la sua famiglia di alberi e di animali. Lui